Tutto pronto a inizio questa nuova edizione dello Sbordone League. Come sempre apre le danze la Platinum League. Abbiamo dalla sinistra Atletico ma non troppo contro lo Sbandoleros. Andiamo subito. Gioco interrotto da Schioppa, da San Rocco, nostro direttore di gara. Vediamo Avito che subito allarga il Matarese, non riesce a stoppare. Palumbo recupera palla a centrocampo. Stanno Palumbo, un veterano del nostro torneo, ha deciso di fondare una squadra tutta sua da capitano ed è pronto a vincere questa edizione, almeno queste sono le sue parole. Vediamo Russo, fermato da Aveta, che riesce però a tenere palla, subisce fallo e guadagna una punizione importantissima. Qui nel frattempo vediamo il Loco Cimmino, che parte dalla panchina, anche lui nella compagine di Palumbo. La vediamo, Altieri. Subito taglia il campo, Altieri si prepara il tiro, ribattuto da Cirillo. Calcio d'angolo per lo Sbandoleros. Calcio d'angolo per l'Atletico ma non troppo. Cesareo sul punto di battuta col sinistro. Chiama la palla Daniello, Esposito, le due torri. Una squadra tutta molto alta. Ecco, esce il portiere, Liparulo. Fa salire i suoi. Subito la palla per Aveta, fermato da Cesareo di testa. Palla buona, anzi no, rimessa laterale per lo Sbandoleros. Vediamo in mezzo al campo il numero 22, Cortegiano, anche egli un veterano del nostro torneo. Curiosa la linea difensiva dello Sbandoleros, composta da tutti Cirillo. Vediamo Russo, la predominanza fisica. Palumbo mette a terra, supera così Cirillo. La vita tocca, ma è buona per Danilo che la mette in mezzo. Cortegiano gestisce palla, sbaglia l'appoggio, anzi la riguadagna, la perde nuovamente. Russo tenta il tiro, ribattuto da Danilo, il suo compagno di squadra. C'è niente secondo l'arbitro. Formica avanza, fermato da Altieri. Palla buona per Russo, che apre per Palumbo sul lato di sinistra. Doppio passo, si accentra, prova il tiro, la finta è che traversa di Palumbo. Subito caldo il suo piede, come ci ha abituato. Altieri, serpentina, è stato anche da qualche rimpallo. Matarese cerca di l'astuzia, ma regala un calcio d'angolo all'Atletico ma non troppo. La palla di Palumbo mette fuori Cirillo, contropiede dello Sbandoleros con Formica, che rientra, fermato però da Altieri. Supera Russo, palla buona per Aveta, si gira, porta avanti col sinistro, vantaggio che non si concretizza nonostante l'ottimo intervento di Fiorentino. Calcio di punizione per lo Sbandoleros. Matarese sul punto di battuta. Abbiamo Matarese che ha contato già i passi. Formica che gironzola intorno a Matarese. Formica che ha lasciato la sua storica squadra, il Wimbledon, che attende il Matarese. Il tiro si infrange su Danilo. Palla di nuovo tra i piedi di Matarese, che accentra. Palla per Cirillo. Palla per Otto Cirillo, verticalizzazione per Aveta. Si gira, supera Cesareo. Russo alla fine conquista la palla. Palla buona per Danilo. Controllo un po' infelice. Fiorentino sbaglia l'appoggio, che però diventa buono per Palumbo, che la lascia scorrere. Punta Cirillo, apre tutto per Russo. Che palla. Russo, palla in mezzo con lo stomaco. Cirillo spazza. Matarese tiene palla, subisce fallo da Esposito. Spezzano i piedi due compagni e perdono palla. Vantaggio chiamato da Schioppa e fallo per lo Sbandoleros. Cortegiano tiene palla, Smith sta al centro ma sbaglia l'appoggio. Russo conquista la palla. Formica si intromette. Russo lascia scorrere. Passa indietro per Frezza. Fiorentino alza lo sguardo, allarga per Esposito, verticalizza per Palumbo di prima. Subito, che azione dell'Atletico ma non troppo. Bellissima la palla di Russo, la tiene dentro Altieri. Palla per Danilo, che non trova l'imbucata. Cirillo mette in calcio d'angolo. Calcio d'angolo Cesareo. Palla per Altieri, palla in mezzo, bassa. Cortegiano dice di no. Palumbo, palla in mezzo, buona da Daniello.
vicinissimo al gol del vantaggio, lo Sbandaleros, anzi l'Atletico ma non troppo, con Danilo, messa al fondo, batte Liparulo, vicino per Cirillo, cambia tutto, sale da Palumbo, conquista una rimessa laterale, lo Sbandaleros. Russo vince il contrasto con Formica, palla buona per Altieri, si accentra, palla per Palumbo, gira il tiro, ribattuto, calcio d'angolo per l'Atletico ma non troppo. Cambi, entra Severino per Cirillo, si mette sull'audio di sinistra, andiamo Altieri, calcio d'angolo, palla per Russo, Danilo la spizza, tocca Severino, Matarese, e mette rimessa laterale. È entrato pure Cimino per l'Atletico ma non troppo al posto di Cesareo. Palumbo, larga, palla sporcata e diventa buona per Altieri che si allunga un po' troppo. Cirillo va a pressarlo, non lo fa girare Cortegiano, guadagna una rimessa dal fondo, buona la copertura di Cortegiano. Liparulo sbaglia, Palumbo recupera palla, verticalizzazione, Cirillo dice di no, Danilo perde palla, Severino verticalizza il Matarese, mette fuori Altieri, ah Fiorentino. Severino, palla buona per Aveta, poggio troppo lungo, rimessa al fondo per Atletico ma non troppo. Russo verticalizza per Danilo che scivola però sul pallone, riesce però a giocare lo stesso. L'allarga per Palumbo che punta Severino, lo supera, palla per Danilo, il tacco, Formica ribatte, non riesce a superare Altieri, punta Cirillo, l'imbucata per Palumbo, lunga, bellissima azione. Messa al fondo per lo Sbandaleros. Se ne va con una serpentina, fermato però da Russo. Ecco il contropiede, Cimino, è loco. Punta la difesa avversaria. Allarga per Danilo, il tiro, un'altra traversa dell'Atletico ma non troppo. Bellissimo. Il legno è colpito da Danilo, sfortunato in questa occasione. Vediamo Severino. Centra per Formica. Alza lo sguardo, cerca il movimento dei suoi, serve nuovo Severino, verticalizza per Aveta, bello il triangolo con Matarese, Matarese che si accentra, imbucata, Cesare Esposito, scivola, palla ancora dello Sbandaleros, Russo cerca di spazzare, fallo dello Sbandaleros, sbaglia l'appoggio Fiorentino, non se l'aspettava Palumbo, rimessa laterale per lo Sbandaleros, Severino perde palla su Palumbo, palla diventa buona per Danilo, il tiro, Belletario controlla Liparulo, calcio di punizione per l'Atletico ma non troppo. Abbiamo Russo pronto a battere questo calcio di punizione e vediamo qui Jenny Fiorentino, nostro grande amichetto. Qua Russo carica il tiro, la rincorsa, la barriera, Cirillo ribatte, rimessa laterale per l'Atletico ma non troppo. Russo servito da Cimino, palla ancora per Cimino in mezzo, messa al fondo. Ricordiamo il risultato di 0-0 tra l'Atletico ma non troppo e lo Sbandaleros. Messa al fondo di Parulo. Gioca vicino per Cirillo, palla per Severino che cerca di uscire, esce invece Russo in scivolata. Formica a centrocampo, pressato, esce ad uscire, palla buona, anzi no, Fiorentino ci mette una pezza due volte, esce Fiorentino con eleganza, subito palla per Danilo, era buona. Cortegiano mette a terra, pressato però da Esposito. Esposito, il tiro, Cirillo ribatte, spazza avanti, palla buona per Cortegiano che verticalizza per Matarese, ma sbaglia l'appoggio, Fiorentino allarga per Esposito, corre Esposito come un treno, Formica ferma, rimessa laterale, Esposito con le mani per Altieri, palla buona, se ne va Cortegiano, entra in area di rigore, il tiro, Liparulo dice di no, calcio d'angolo per l'Atletico ma non troppo. Calcio d'angolo per l'Atletico ma non troppo, Altieri, palla in mezzo ad uscire, Matarese mette il piede, palla buona per Aveta, il contropiede dello Sbandaleros, vantaggio
imbucata, esce Frezza, ma Matarese mette la testa, Fiorentina spazza, Aveta l'incursione di testa, palla tra le braccia di Frezza che subito allarga per Palumbo, torna indietro, pressato però da Matarese, perde palla Palumbo, Matarese sulla linea di fondo quasi, fermato da Fiorentino, rimpallo favorisce Frezza, si butta a terra e la prende. Centro, Fiorentino, posta il gioco, largo per Cimino, ancora palla per Esposito, poco movimento da parte dei suoi, Altieri scende a prendersi la palla e subito verticalizza, Severino sale, però perde palla, Russo, incursione allarga, Palumbo, Oreste Formica, anticipa tutti, palla ancora per Alessio Russo, pressato da Matarese, torna dietro da Altieri, supera 1-2, Russo si accentra, imbucata per Matracillo, il tiro di Palumbo, palla diventa buona per Esposito che torna dietro da Fiorentino e perde palla, subisce fallo Aveta, calcio di punizione per los Bandoleros, fair play Cirillo, regala la palla Atletico ma non troppo, prende la palla in realtà Russo, tra i giocatori, allarga benissimo, supera, il tiro, rete, la rete di Altieri, 1-0 per l'Atletico ma non troppo, 1-0 per l'Atletico ma non troppo, in gol Altieri, alla prima, il tiro di Aveta, si spegne tra le braccia di Frezza, tempo abbiamo anche i fuochi d'artificio per l'inizio di questa nuova edizione dello Sbordone League, nel frattempo sull'altro campo abbiamo il Salvador, Bastardi senza gloria, Russo si complica la vita ma ne esce benissimo, verticalizza per Danilo che tocca di nuovo per Russo, ancora Danilo lascia scorrere, anzi non riesce ad agganciare, rimessa al fondo per lo Sbandoleros, Di Parulo allarga per Severino, centralizza per Formica, Formica in mezzo a due, perde palla Danilo, serve Russo, la tocca Di Parulo e mette in calcio d'angolo, calcio d'angolo Palumbo, la gioca vicino, ancora Palumbo, palla in mezzo, il secondo pallo troppo lunga, messa laterale per lo Sbandoleros, Cirillo batte vicino per Aveta che è solo e si gira, aspetta il movimento dei suoi, nessuno si muove, lui è costretto ad andare da solo perdendo palla, fortunato sul rimpallo Formica che allarga per Matarese, se ne va Palumbo, Matarese lascia scorrere la difesa dell'Atletico ma non troppo, con qualche pericolo anticipato Daniello da Cirillo, Daniello riesce ad andarsene col fisico, il tiro messa al fondo per lo Sbandoleros, 1-0 Atletico ma non troppo, in gol Altieri, ripetuta la battuta della rimessa al fondo per lo Sbandoleros, ingresso di Palumbo anticipato in area di rigore, Parulo gioca a lungo ma non trova nessuno, trova solo Geni Fiorentino che scende con la palla, il tiro di Parulo, ribatte Daniello, un rapace d'aria, firma il 2-0 Daniello per l'Atletico ma non troppo, un gol è nato sul tabellino, ma da sottolineare anche la sbavatura forse di Di Parulo, l'ha messa proprio sui piedi d'Alterio, 2-0 Atletico ma non troppo sullo Sbandoleros, 2-0 Atletico ma non troppo Bandoleros, Russo recupera subito palla dopo la battuta del calcio inizio dello Sbandoleros, Severino mette in rimessa laterale con le mani Palumbo, gioca centralmente per Altieri che cerca verticalizzazione per Palumbo, palla un po' troppo lunga, rimessa laterale per lo Sbandoleros, se ne occuperà Severino, Alterio, rete, ma che errore della difesa dello Sbandoleros, la doppietta di D'Alterio, la prima allo Sbordone League, correzione del cognome Daniello invece di D'Alterio, firma il gol del vantaggio, andiamo qui Altieri, sta porta magnificamente, il pallonetto buono, Parulo esce, messa al fondo per lo Sbandoleros, Cirillo, palla ancora dello Sbandoleros,
Aveita se ne va, Esposito, si centralizza l'azione, imbucata, buona il Matarese, che non riesce ad agganciare, calcio d'angolo per lo Sbandoleros. Matarese gioca subito per Aveita, che si gira il tiro, Cimino ribatte, ancora il tiro di Severino, ribattuto, nuovamente calcio d'angolo per lo Sbandoleros, abbiamo la reazione dopo il gol. Matarese, buona la palla per Cirillo, che svirgola, messa al fondo per l'Atletico ma non troppo. Ricordiamo il risultato di 3-0. Nel frattempo Matarese recupera palla sul Russo, palla buona per Aveita, serpentina tra tre giocatori, subisce fallo. Risultato di 3-0 per l'Atletico ma non troppo, doppietta di Daniello, gol di Altieri. Daniello alla doppietta, al debutto, lo Sbordone League. Nel frattempo calcio di punizione, mattonella interessante per lo Sbandoleros, Aveita sul punto di battuta col sinistro. Tre in barriera per Frezza. Aveita. Palla sotto la barriera, rete! Gol d'astuzia di Aveita. 3-1. Atletico ma non troppo. Sullo Sbandoleros. Calcio d'inizio dopo il gol dello Sbandoleros in rete. Aveita su calcio piazzato che recupera palla, Aveita sicuramente migliore dei suoi, riesce ad andarsene, conquista anche una rimessa laterale, conquistando la palla dopo il calcio d'inizio, migliore dei suoi Aveita, subisce fallo da Altieri, calcio di punizione per lo Sbandoleros, calcio di punizione per Aveita che chiede la distanza all'arbitro. Frezza mette due in barriera, mette Russo e Altieri. Diamo Aveita, carica la rincorsa, bassa, Frezza para, cerca il movimento dei suoi, gioca per Fiorentino, gira per Russo che porta palla, cerca verticalizzare, perde palla, fortunato Esposito sul rimpallo. Altieri la percussione, andiamo Palumbo, torna indietro da Cesareo, ancora per Russo, di prima per Palumbo, abbiamo la sovrapposizione, anzi no, Palumbo torna nuovamente indietro da Cesareo, prestato da Formica che recupera palla, anzi no, ancora Palumbo, tiene la rimessa laterale Palumbo, la posizione è pericolosa. Cesareo per Palumbo, punta Cirillo, palla dietro, fermato però da Aveita, se ne va Aveita, Cesareo, Russo lo ferma in maniera regolare, finisce il primo tempo tra Atletico ma non troppo e Bandoleros, 3-1. Ricomincia la partita tra lo Sbandoleros, Atletico ma non troppo, 3-1 per Atletico ma non troppo, inizia il secondo tempo. Danilo dietro per Cimino, centralizza per Russo, di prima per Esposito, chiama il movimento Danilo, non lo serve Esposito, va dietro da Russo che subisce fallo, calcio di punizione per l'Atletico ma non troppo. Russo verticalizza per Danilo, spara la porta, palla tra i piedi, tra le mani di Liparulo, che va subito per Riccio appena entrato in campo, gioca dietro per Cirillo, centralmente per l'altro Cirillo, vabbè, un altro Cirillo, tre Cirillo, come ho detto all'inizio della partita, difesa curiosa dello Sbandoleros, Riccio subito verticalizza bene per Severino che la mette in mezzo, palla sporcata da Cesareo, contropiede l'Atletico ma non troppo, Altieri torna indietro da Cesareo, ancora Altieri, Russo, metronomo di centrocampo in questa squadra. Cimino, il tacco delizioso del Loco per Esposito che viaggia una prateria, arriva quasi al fondo, il tiro è messa al fondo per lo Sbandoleros. Aveita fermato da Russo, centro per Esposito che gioca per Cimino, anticipa però Matarese, gioca dietro da Cirillo, centro per Severino, buona la palla per Cirillo, fermato da due, calcio di punizione per lo Sbandoleros,
calcio di punizione per los bandoleros. Severino chiama la distanza. Palla nel cerchio di centrocampo. Tenterà probabilmente per la rincorsa la porta Severino. Severino carica la rincorsa, il tiro di destro esterno che si spegne sul fondo. Messa al fondo per l'Atletico ma non troppo. Severino col petto torna dietro, fermato da Altieri in maniera fallosa, conquista un calcio di punizione Severino. Severino, palla in mezzo per Riccio, che la porta. Tiene la palla in mezzo, Matarese allarga, Russo, la veta, recupera palla a centrocampo, fermato però da Russo. Tiene la palla, cerca di tenere la palla dentro Danilo, rimessa laterale per los bandoleros. Le mani, Russo recupera palla per Danilo, palla in mezzo, esce. Portiere dello Sbandoleros gioca subito per Riccio che non aggancia magnificamente. Fiorentino Esposito con le teste. Buona la palla di Fiorentino, diventa buona per Danilo che pressa e perde la palla. Rimessa laterale per lo Sbandoleros. No. Cirillo con le mani gioca avanti a cercare Riccio. Russo domina il centrocampo grazie alla sua stazza fisica. Ancora Russo, serve Altieri che se ne va. Il tiro steccato di Altieri, rimessa al fondo per lo Sbandoleros. Fiorentino con la testa, messa al calcio d'angolo per lo Sbandoleros. Riccio sulla linea di fondo, mezzo, messa al fondo per Atletico ma non troppo. Russo serve Cesareo. Ancora Russo che allarga per il Loco Cimino. Verticalizza ma sbaglia tutto. Cirillo lungo per Aveta che soppa di petto. Se ne va su Cimino. Ruleta su Cesareo. Fiorentino entra. Messa laterale per lo Sbandoleros in mezzo. Fiorentino tocca Cirillo, Matarese insegue il pallone e la tiene dentro. Palla ancora buona, Cirillo dietro per Severino che la butta in mezzo, palla troppo lunga, messa al fondo per l'Atletico ma non troppo. Fiorentino per Cimino, palla in mezzo per Russo, prestato da Aveta, riesce ad andarsene Russo a scaricare su Palumbo appena subentrato. Palumbo verticalizza per Cesareo. Che solo la palla in mezzo Cesareo, ribattuto da Corteggiano, calcio d'angolo per l'Atletico ma non troppo. In mezzo Cesareo, Cirillo di testa, spazza e fa ripartire la sua squadra. Abbiamo Matarese che cerca di andarsi su Cimino, la tocca Matarese, è messa al fondo per l'Atletico ma non troppo. La veta ruba il pallone, super intervento di Fiorentino che vale come un gol. Messa laterale, lo Sbandolero sbagliano. La rimessa laterale, cambio battuta. Cimino tenta pazzeria. Palla che si spegne sul fondo. Parulo gioca vicino per Cirillo. Il lancio lungo di Cirillo. Russo intercetta. Severino scivola Esposito che recupera palla. Palla buona per Alessio Russo che allarga per Palumbo. Allarga tutto. Palla troppo lunga per Esposito, messa laterale per lo Sbandolero. Palumbo, il tiro ribattuto, buona per Danilo che firma la tripletta portando il pallone a casa. Danilo, la tripletta aveva detto prima della partita che faceva almeno 2-3 gol. Umile o consapevole dei suoi mezzi. 4-1 per l'Atletico ma non troppo ai danni dello Sbandoleros. Riccio, palla nel centro, ricerca il centrocampo per Matarese che cerca di far viaggiare la veta. Messa al fondo per l'Atletico ma non troppo. Messa laterale, Severino in mezzo per Riccio che spizza, blocca Frezza. Lungo a cercare Palumbo, la palla è buona. Palumbo si coordina il tiro. La tocca lì Parulo, mette in calcio d'angolo.
forse intervento superfluo perché la palla si sarebbe spenta probabilmente. Lo stesso sul fondo. Calcio d'angolo, Palumbo, calcio d'angolo, col sinistro ad uscire, palla buona per Russo che la mette a terra, Matarese spazza, Cimino ultimo uomo, appoggia dietro per Frezza, serve nuovamente Cimino, Cimino il lancio lungo, fermato da Riccio, rimessa laterale per lo sbandoleros, anzi atletico non troppo, trentina di testa a spazzare, anticipa tutti, Palumbo, Aveta, palla in mezzo per Riccio, che non si accorge del pallone. Finisce tra le mani di Frezza. Aveta, indemoniato, esce. Para, Frezza, super parata. Aveta, indemoniato. Cimino gioca vicino per Esposito. Fermato però da Matarese. Combattono i due, slow di sinistra. Subisce fallo Esposito. Cimino apre benissimo per Cesareo che appoggia dietro per Fiorentino e costretto agli straordinari per tenere palla in ciampa. Palla buona per il Palumbo che vince il contrasto. Palumbo il tiro ribattuto da Cirillo. Palla buona per Esposito il tiro alle stelle. Messa al fondo per lo Spandoleros. Palumbo appoggia per Russo che centralizza per Altieri. Larga nuovamente per Russo che lascia scorrere per Palumbo. Palla ancora per Russo che carica il tiro, la finta è un passaggio, Danilo tocca, palla controllata da Liparulo che gioca lontano per Riccio, palla troppo lunga, Frezza controlla, subito cerca Palumbo che liscio di Cirillo, palla di Palumbo in mezzo, esce Cirillo, Corteggiano controlla, alza lo sguardo, decide di servire Riccio, fermato da Cesareo che riparte, serve Palumbo, limite l'area di rigore, l'imbucata per Daniello, il tiro, calcio rimessa al fondo per lo Sbandoleros, servito Cimino, la Palumbo che torna dietro, addirittura dal portiere, Frezza cerca di andarsene su Aveta, perde palla Frezza, Aveta commette fallo, Frezza punizione per lo Sbandoleros. Ho detto che come un gol vale. Nel frattempo Fiorentino voleva sapere se avessi ripreso il suo intervento, ho detto di sì. Comunque vediamo un calcio di punizione per lo Sbandoleros, il solito Aveta sul punto di battuta. Cerca la porta, il cross, Corteggiano mette sul fondo. Messa al fondo per l'Atletico, ma non troppo. Torna indietro da Altieri, sciupa, Aveta, tiene la palla in campo, se ne va, due sul fondo, sbatte però sul Russo. Palumbo finta su Corteggiano, se ne va. Palumbo, ancora la percussione di Palumbo, arriva nell'altra area di rigore, palla per Cesareo, in mezzo. Palla diventa buona per Matarese. Scontro con Russo regolare, messa laterale per la squadra in maglia nera, Russo lascia, anzi no, batte e serve Altieri, palla per Cimino, ancora Altieri, Russo se ne va a Matarese, Formica dice di no, tiene palla, serve, anzi sbaglia, serve Altieri in realtà che lascia la palla a Russo che sventaglia così per Palumbo che niente, andare di rigore, il tiro fermato da Cirillo, regolare, verticalizza Cirillo per Corteggiano che si gira, allarga benissimo per Matarese che arriva il tiro che si sciupa sul fondo, dove va la palla? La destra bene, la sinistra così, ah, meno male. Perla di Jenny Fiorentino delle Grey, sono Jenny. Non c'è niente in mano, vedi? Esposito torna dietro da Cimino. Dopo questo simpatico siparietto con il nostro amico Jenny Fiorentino, Cirillo sbaglia l'appoggio, il tiro di Palumbo schiacciato, rete! 5-1 per l'Atletico, ma non troppo, sullo Sbandoleros in gol. Capitan Palumbo,
dopo aver preso una traversa bellissima tra l'altro nel primo tempo. Atletico ma non troppo, 5, Los Bandoleros 1. Messa laterale. Ma io non entro più, merda! Ancora fuochi d'artificio per questa prima e lo sbordone League. Fiorentino che vuole entrare. Cimino gioca vicino per Altieri. Verticalizza per Russo. Spalle. Riccio perde palla. Formica il tiro. Si accontenta della rimessa laterale. Cesareo gioca per Russo. Ancora per Cesareo. Buona l'imbucata per Esposito che si gira due volte. Palla sul destro. Intervento di Formica. Mette in calcio d'angolo. Per l'Atletico ma non troppo. Rumbo palla e mezzo. Corteggiano la leva dei piedi di Russo. Subito Russo. Con le mani gioca per Corteggiano. Per Cesareo e subito gioca per Russo. Gioco di suola di Russo. Su, Corteggiano allarga per Cimino che è da solo. Chiama la palla Cesareo. Sventaglia Cimino, dice di no Cirillo. Matarese mette lo zampino e passa per la veta. Giusto dice di no. Riparte l'Atletico ma non troppo. 3 contro 2. Palumbo in area di rigore, la finta. La palla sotto, Danilo. Il tacco per Esposito, il piattone, Palumbo. Firma il 6-1 e la doppietta personale a 0 metri dalla linea di porta. L'azione corale bellissima dell'Atletico ma non troppo. 6-1 ai danni dello Sbandoleros. Subito batte questo calcio di punizione Riccio per Russo. Oh, mette la leva. Riccio torna indietro, rimessa laterale per l'Atletico ma non troppo. A poco dalla fine della partita. Rimessa laterale per Atletico ma non troppo. Palumbo, palla per Russo che tocca ancora per Palumbo. Nuovamente Russo, nuovamente Palumbo. Lido per Altieri. Formica si intromette in questa rete di passaggi e se ne va. Il tiro di Formica, alto. Messa al fondo per Atletico ma non troppo. Cesareo torna indietro ad Altieri. Verticalizza per Russo. Russo, palla in mezzo, lascia scorrere Fiorentino. Daniello, la finta con la sola e il tiro di Paru. Dice di no. Fiorentino in sforbiciata sul fondo. Messa al fondo per lo Sbandoleros, a poco dalla fine. Russo mette a terra e supera Corteggiano. Il tiro di Russo che si spegne sul fondo. Daniello cerca per Fiorentino. Costretto a girarsi il secondo palo. Palla lunga per Palumbo. Messa al fondo Liparulo. Gioca per Formica. Chiama la palla a Veta. Palla troppo lunga. Finisce così la partita, la prima di Platinum League tra lo Sbandoleros e l'Atletico ma non troppo. Vince l'Atletico ma non troppo 6-1 contro lo Sbandoleros. Siamo qui al termine della partita tra Atletico ma non troppo e lo Sbandoleros. Protagonista di questa partita vediamo comunque Palumbo, capitan Palumbo dietro la fotocamera. Danilo, autore della trepetta al debutto. Grazie a Palumbo, grazie. Grazie a Palumbo, grazie a Palumbo. Grazie a voi. Ha girato bene questa squadra, soprattutto sì, sull'asse sì. Russo, Palumbo. Mi aspettavo molto peggio, visto che è la prima partita che giochiamo. Sì. Però dobbiamo ancora migliorare, perché ci saranno squadre ancora più forti di quest'ultima affrontata. Gli obiettivi della squadra quali sono? Più o meno li sai, no? Penso avete parlato tra di voi. Dobbiamo pensare partita per partita, no? Capitan Palumbo. Vincere. Capitan Palumbo prima ha detto che lui vuole vincere, perciò assolutamente, ha fatto squadra solo anche lui. Io. Perciò ho fatto lo sbaglio, Alessandro. Assolutamente. Vuoi vincere, vincere, vai. Ringrazio Palumbo come videomaker. Daniello per aver partecipato al nostro torneo. Certo. Un bacio a tutti.